Non nascondiamoci, insomma, questa è una questione che ha tanto di politico, anche se ovviamente ci sono dei risvolti di carattere tecnico. Tanto, guardi, io ho apprezzato l'intervento del segretario, del dottor Traina, però forse lui vi ha omesso una cosa, che lui ha avuto un'esperienza personale simile nel suo comune, e lo dico in maniera molto chiara. Qui questa sera è stato condannato sia lui che il sindaco al pagamento di un importo proprio su un incarico che è stato dato su un'altra amministrazione comunale. Non questo per voler attaccare assolutamente il segretario Traina, perché è un bravissimo segretario e sicuramente sa fare il suo lavoro, ma per dire che nessuno ha la verità in tasca. Direi in questo caso neppure lui, vero segretario, penso che possa confermare quello che è. Quindi capite che quando anche questa sera, mi dispiace per questo colpo di scena, però si dice ascoltiamo quello che dice il segretario, quello che il segretario ha la verità assoluta, ma certo, cioè, tutti noi qui ci sono tanti avvocati, magari fanno altri lavori, però ci sono tanti avvocati, ognuno dice la sua, poi alla fine chi deciderà come Bologna? Perché è successo così, signor Sindaco, è stata la Corte dei Conti. Anche lì erano talmente tranquilli, sicuri che la cosa andava bene. E anche perché questo incarico, diciamoci le cose in faccia, senza girare tanto intorno, le nomine fatte da Bitonci e questo, quella. Cioè, logico che sono nomine fiduciarie, soltanto che c'è la differenza fondamentale. Bitonci ha messo delle persone nei ruoli molto simili a quella che era la caratteristica della persona che ha ricoperto quel ruolo. Cioè, il dottore Callini, andate a guardarmi il curriculum, ha un curriculum, ma direi importante, per ricoprire il ruolo di capo gabinetto del sindaco. Voi invece non lo sapete tutti perché stiamo qua a raccontarci le storie tra di noi, no? Colasio, per esempio, il signor Colasio. Colasio è stato un valido aiuto di campagna elettorale e politicamente, giustamente, non ha messo capo gabinetto anche se ne avrebbe i requisiti, no? È assessore. Ecco. Anche altri sono stati dei validi supporti in campagna elettorale, se penso al vice sindaco Lorenzoni che nel primo turno aveva preso bene il 22%, quindi era arrivato terzo, ecco, nella contesa, ovviamente. Lei l'ha ripagato con la giusta e corretta moneta, fa il vice sindaco, fa il suo vice sindaco, è giusto che sia così, come anche altri. Bettin non ha partecipato alla campagna elettorale come candidato, è stato, diciamo, il suo strettissimo collaboratore. E lei non ha nascosto a nessuno, perché nella sua, ovviamente, anche che io apprezzo, è semplicità nel dire le cose, trasparenza anche nel linguaggio, dice quello che pensa, ecco, però non sempre quello che si dice e quello che si pensa è la cosa corretta, perché quando si dice ho incaricato il portavoce Bettini che non aveva i requisiti per fare ovviamente capo gabinetto, non aveva i requisiti per fare il capo ufficio stampa. Quindi non raccontiamoci le frottole tra di noi perché questa è la realtà, non avendo i requisiti si è individuata questa figura, il portavoce, che è stato nominato perché è stato suo fedelissimo in campagna elettorale. Ha detto io l'ho nominato perché è un fedelissimo, mio fedelissimo della campagna elettorale. Però diciamo la verità, intanto il costo aziendale del signor Bettin non è 80.000 euro, ma è 94.000. Glielo dico esattamente perché sono dati dei suoi uffici. Pensavo gliel'avessero detto. Ecco, 94.278, 69.500 da tre di lordo, 24.695 di oneri riflessi. Sono 3.142 euro nette al mese per 13 mensilità. 3.000, sì, per. Sono pari a più di 3.000 e passa gettoni di presenza dell'intera Consiglio Comunale, per carità. Ognuno fa il proprio lavoro, c'è cioè chi fa il consigliere, chi ha fatto l'assessore, probabilmente ci sono consiglieri che qui hanno dato comunque un grande apporto
per quanto riguarda la campagna elettorale, servizio, insomma l'impegno del consigliere Perro, ma anche di tanti altri, insomma anche del consigliere Foresta, che ha portato molti voti a questa maggioranza, però loro vengono compensati con i 30 euro, diciamo, al consiglio comunale, alla commissione, che avete detto che è più grosso di vita. Sì, sì, concludo, so che sono solo cose che danno fastidio, però insomma, però questa è la realtà. 30 euro, invece diamo 95.000 a Bettina. Ecco, caro signor sindaco, ecco, lei potrà essere anche una persona così che dice le cose in maniera diretta, però questa volta l'ha fatta fuori dal vaso. Ecco, quindi noi faremo la segnalazione alla Corte dei Conti e mi sa, anche se lei è naturalmente un benestante, che ci sarà qualcosa da corrispondere al Comune di Padova.